paguro è un crostaceo decapode, cioè con 10 piedi, proprio come i gamberi, gli astici e i granchi, per citarne alcuni. Ma a differenza loro, il paguro non è munito di una propria corazza resistente e il suo addome è molle e ricurvo, ma ben si adatta a stare all'interno delle conchiglie vuote, avendo adottato queste come strategia alternativa per proteggersi. E se non dovesse trovare una conchiglia idonea, il paguro si presta ad abitare qualsiasi oggetto, purché sia della forma e della misura idonea. Infatti, è importante che esso possa entrarci per intero nel caso di pericolo. Quando invece, in seguito alla sua normale crescita, la protezione da lui scelta comincia a stargli stretta, inizia a cercarne una nuova, ma più grande. E quando la trova, abbandona la precedente e si trasferisce. Come ulteriore strategia di difesa, i paguri lasciano aderire alla loro conchiglia delle spugne marine, con l'obiettivo di mimetizzarsi con gli scogli, anch'essi ricoperti da esse. Oppure, un'altra cosa molto particolare che compiono è quella di attaccare loro stessi alla loro conchiglia delle attinie, dette anche anemoni di mare, e di portarle con sé anche quando la cambiano. Le anemoni di buon grado glielo lasciano fare, poiché anch'esse ne traggono beneficio. Si tratta infatti di una simbiosi, in cui le anemoni difendono il paguro dai pesci predatori, grazie ai loro tentacoli urticanti, e in cambio si nutrono facilmente dei rimasugli di cibo galleggianti provenienti da ciò che mangia il paguro. Esso viene considerato un animale spazzino, poiché individua e mangia anche le carcasse di pesce presenti sui fondali. E in linea generale è un animale onnivoro, cioè mangia un po' di tutto. Ma ci sono poi delle specie che sono prevalentemente carnivore. Mangiano ad esempio gamberetti, molluschi e piccoli pesci. E altre che sono erbivore e si nutrono quindi per lo più di alghe. Le specie di paguro sono tantissime, se ne contano circa 5.000. Principalmente sono specie marine, che respirano quindi attraverso le branchie. Branchie che hanno la caratteristica di essere ripiegate su se stesse. Sono quindi spessite e trattengono bene l'acqua, permettendo così al paguro di poter stare tranquillamente fuori dal mare per qualche ora. Inoltre, esso può portare con sé all'interno della conchiglia anche una piccola scorta d'acqua per l'occorrenza. Invece, nelle zone tropicali esistono anche delle specie che sono terrestri, in cui le branchie si sono modificate, assumendo delle caratteristiche più simili a quelle di un polmone. Ne è un esempio il granchio del cocco, chiamato anche granchio ladro, che potendo raggiungere i 40 cm di lunghezza e i 4 kg di peso, è anche il paguro più grande del mondo. Le dimensioni sono molto varie e in tante specie si aggirano tra i 2 e i 4 cm. Inoltre non sono abilissimi nuotatori, ma usano le zampe per muoversi sui fondali e arrampicarsi sulle rocce. Il Mar Mediterraneo ne è molto ricco e le specie maggiormente presenti sono Dardanus calidus, che vive da pochi metri fino a 100 metri di profondità. È ricoperto da tubercoli e raggiunge i 10 cm di lunghezza. Dardanus arrossor, detto anche granchio eremita mediterraneo o eremita rosso della barriera corallina. Pagurus maculatus. E Pagurus bernardus, detto Bernardo l'eremita, che vive da 2 a 80 metri di profondità. Esso è ricoperto da peli bianco-gialli, ma le chele, che sono striate, ne sono prive. È carnivoro ed è il più grande tra quelli presenti nel Mediterraneo, potendo raggiungere i 12 cm di lunghezza. Il paguro è un animale solitario, infatti in inglese viene chiamato hermit crab, che significa proprio granchio solitario. Infatti,
infatti, tiene a difendere il proprio territorio e individua la presenza di intrusi nelle vicinanze grazie a sensibilissimi recettori di cui è dotato, in grado di percepire le minime vibrazioni dell'acqua e della sabbia. Anche la loro vista è ottima e i loro simpatici occhi sono situati su dei peduncoli mobili. Delle 5 paia di zampe, quelle posteriori sono dotate di artigli, utili insieme alla forte coda per ancorarsi alla conchiglia, mentre le 2 zampe anteriori sono dotate di robuste chele, a volte asimmetriche fra loro, vale a dire una più grande dell'altra. Le femmine depongono le uova in luoghi sicuri, vicino alla spiaggia. E appena nati, i piccoli paguri somigliano a minuscoli gamberetti, ma dopo diverse mute il loro addome si incurva, diventando meno propenso al movimento. E se tutto va bene e non ci sono imprevisti, dopo qualche mese di vita il loro istinto li porta a cercarsi anche loro una conchiglia dove abitare. A mio avviso, il paguro è un bellissimo esempio di come la natura sia mutevole e in grado di adattarsi spontaneamente ai cambiamenti, con strumenti vari e originali, riuscendo a trasformare quella che potrebbe sembrare una debolezza in un vero punto di forza.